Allora, oggi vi faccio il tutorial di questa pettinatura, che è quella che indossavo nell'ultimo makeup tutorial. È in tantissime, mi avevate chiesto di farvi vedere come si fa, quindi eccovi qua il tutorial. Anche questa è molto semplice veramente da realizzare, vedrete. Io la faccio quando il giorno prima arriccio i capelli oppure faccio i boccoli, il giorno dopo quando mi sveglio, nonostante io le provi veramente tutte, non sono mai perfetti, sono sempre tutti arruffati, e quindi molto spesso voglio semplicemente togliermeli di torno, raccoglierli in qualche modo, e questo è un modo alternativo appunto per raccoglierli senza che vi diano fastidio. Però è comunque una pettinatura molto chic, secondo me molto carina, e niente, vi lascio il tutorial ragazze, un bacione grande e alla prossima, ciao! Allora, inizio con i capelli già arricciati, quindi se li avete liscissimi come me, sì, arricciateli prima. Poi vi serve un elastico per capelli più o meno dello stesso colore dei vostri capelli, una fascia per capelli oppure un cerchietto, come preferite, e tantissime tantissime forcine. Allora, inizio creando una coda di cavallo, davvero molto molto semplice, è piuttosto alta. Ok, poi vado a selezionare delle piccole ciocche sottili che vado ad arricciare, specialmente all'inizio stando attenta a coprire bene l'elastico, e poi le blocco con le mie forcine, una per una, quindi continuo, prelevo un'altra ciocca, sto sempre attenta che non siano troppo spesse le ciocche, altrimenti il risultato sarà diverso e coprire l'elastico sarà più difficile, e continuo così a bloccarle con le mie forcine. Ok, più o meno il risultato dovrebbe essere questo, lascio sempre fuori una piccola ciocca di capelli così, e poi per bloccare questi baby capelli vado a mettere la mia fascia, e voilà, e praticamente abbiamo finito, vado semplicemente a sciogliere un pochino i capelli dietro la fascia, e voilà, questo è il risultato. Poi vado ad aggiungere dei begli orecchini vistosi e grandi, questi li ho presi da Six se non sbaglio. Niente ragazzi, questo è tutto, un bacione! Qui c'è la Chanel che ho preso per ultima e che appunto avete già visto. Poi qui c'è la Louis Vuitton, quella grande, anche questa la conoscete perché l'ho utilizzata veramente tantissimo, l'avete vista in vari video, anche nei vlog credo, e si vede che l'ho utilizzata tantissimo proprio perché la pelle si è annerita molto, si è scurita.